crisi idrica, la Sicilia è al collasso, quali sono le soluzioni e da che cosa si deve partire? Devo dire la verità, sono 50 anni che noi viviamo sotto l'incubo della siccità, ma nessun governo, né regionale né nazionale, si è mai posto il problema. Io ricordo che si deve al governo Musumeci, se abbiamo finalmente definito il finanziamento ad Agrigento del rifacimento della rete idrica per 44 milioni di euro. So che quella pratica è già stata portata in gara, ci sono stati forse problemi, dopo la mia uscita, problemi di carattere procedurale, ma Agrigento sarà la prima città capoluogo in Sicilia ad avere una rete idrica nuova, tenuto conto che nei paesi e nei centri abitati si perde quasi il 50% dell'acqua nella rete ormai obsoleta. E poi dobbiamo costruire nuove dighe. Con l'emergenza non si risolvono i problemi. La Protezione Civile dichiarerà lo stato di emergenza. Gli uffici stanno esaminando la pratica, la richiesta arrivata dal governo, quindi finanzieremo i servizi che saranno necessari per l'acquisizione di autobotti, di auto private che consentiranno di trasportare non in tutte le province, per fortuna, laddove ce n'è particolare bisogno, l'acqua, però chi dovrà farsi carico di questo problema sarà la cabina di regia istituita a Roma, della quale facciamo parte cinque ministri, istituita dal governo Meloni, e alla Regione abbiamo chiesto un elenco di opere che loro ritengono prioritarie. Dopodiché cominciamo a usare 3, 5, 10 dissalatori. Ecco, lo fanno in tutto il mondo. Qui in Sicilia siamo abituati a dover scartare le ipotesi, e poi quando apriamo i rubinetti e non c'è più acqua, ci accorgiamo che l'acqua di mare può servire se dissalata. Lo fanno in tutto il mondo, facciamolo anche noi. E utilizziamo anche le acque reflue, ci sono i depuratori. Nelle campagne è un peccato utilizzare l'acqua potabile, si può benissimo utilizzare l'acqua depurata. Cioè dobbiamo cambiare anche uno stile di vita, perché il cambiamento climatico non può più farci immaginare che l'acqua tanto non finisce mai. Non è vero, l'acqua finisce. L'acqua c'è, poca ma c'è, ma quando arriva va conservata. Altrimenti nei momenti di siccità non sappiamo più a quale santo rivolgerci. Non è solo un problema comunque dell'acqua, c'è anche il problema del rifiuto ancora da risolvere in Sicilia. Intanto oggi parliamo dell'acqua, quelle dei rifiuti, chiedetelo all'attuale governo. Io so di aver lanciato l'idea di due termovalorizzatori, non se ne poteva parlare, silenzio, in Sicilia C'è anche il problema del parliamo rigassificatore, Ministro. delle discariche, ricordate? No, invece io ho detto no, dobbiamo creare due termovalorizzatori, uno nella Sicilia occidentale e uno nella Sicilia orientale. Sono contento che l'attuale Presidente della Regione C'è il stia problema operando sulla stessa del linea. rigassificatore. Riteniamo che la soluzione sia quella di bloccare il traffico della mafia dei migranti che si è arricchita in questi ultimi decenni. L'immigrato che vuole arrivare in Italia deve arrivarci in nave, non deve arrivarci sulla zattera, e deve essere un viaggio finalizzato a inserirsi nel sistema produttivo italiano. Noi abbiamo bisogno di forza lavoro, abbiamo bisogno di migranti, ma non dobbiamo far decidere ai mafiosi dell'Africa settentrionale chi deve arrivare in Italia. Debbono deciderlo gli organismi statali in un rapporto di collaborazione con gli altri. Un'iniziativa che vuole rilanciare il partito dopo il congresso, un bellissimo congresso unitario, peraltro ad Agrigento c'è stato il record di tesseramento, quindi questa vuol dire che c'è grande fermento, ma è anche giusto che il primo partito d'Italia ascolti il territorio e le esigenze, le criticità, ma anche le speranze. E se ne faccio portavoce. Questa è l'iniziativa di oggi.